Amici di Mirado di Rado, bentornati in questo video in cui vi presento un nuovo pennello. Questa volta inviatomi da Frank Shaving. È un pennello in tasso Manchurian, nodo da 24, se non vado errato, da 24. Molto interessante, è un ciuffo che ho già utilizzato, perché questa è la seconda volta che lo vedete in video, se avete visto già il reel dei giorni scorsi, o lo short qui su YouTube, ma vediamo di parlarne anche un po' insieme. Oltre a questo mi ha inviato Frank, grazie, generosissimo, anche altri due pennelli sintetici di cui vi parlerò in prossimi video. E non solo, ma anche una piccola ciotola in legno, eccola qui con l'iscrizione, con l'incisione Frank Shaving, una ciotola in legno piccolina che per prendere la crema depositata all'interno come faccio io è più che perfetto, perché è piccolino. Poi il montaggio, in realtà, per chi è abituato a montare in ciotola, questo non lo so. Rasoio. Il Mercure Pro Evas 500 con all'interno la Mercure di qualche video fa. L'ho disinfettata, scoramellata un pochino sulla mano, insomma, come faccio io solitamente con la mette in seconda rasatura. Questa è la prima seconda rasatura di una Mercure. Settaggio del rasoio a 4 per la barba di 4 giorni e mezzo. Ho deciso di utilizzare oggi Terra Italica Zafferano, eccolo qui, vi lo inquadro bene. Terra Italica Zafferano, il vecchio ex Mystery Soap, che poi abbiamo visto già utilizzare da me, insomma. E non solo, so che gira un po' su YouTube. Allora, prelievo da fare all'interno della confezione, perché Terra Italica vuole questo, trasferito in un altro contenitore non rende come dovrebbe, invece così dà il meglio di sé. Allora, il pennello stava già scappando, forse il tasso è ancora vivo. Scherzo tantissimo. Ok, allora, eccoci qua. Un bel floreale questo Terra Italica. Subito brodino. Lascio che il sapone faccia agire i suoi tensioattivi naturali, eh? Tensioattivi naturalmente presenti nella saponificazione, negli oli saponificati. Vi ricordo che qui in Terra Italica Zafferano c'è l'olio derivato dai petali dello zafferano non saponificato, quindi un olio nobile che trovate nel suo stato originale, quindi che agisce sulla pelle, pelli che possono essere abbastanza sensibili o comunque pelli anche mature, iperpigmentate, no? Ciò significa che hanno qualche macchia dell'età. Il pennello è morbido, ma consistente. Questa cosa mi piace tantissimo. Morbido ma consistente, la sensazione in viso carezzevole, quasi come un silver tip, ma con quel suo carattere un po' più presente. Un bel ciuffo, veramente un bel ciuffo. Non ho mai provato prima d'ora un Manchurian, questo è il mio primo Manchurian, e devo dire che mi piace. Io procedo
con la rasatura, Mercur Progress 500 con all'interno la Mercur in seconda rasatura, primo giro a 4. Vamos! Dove le stacco le basette? Sì, ottima scelta, però qui occhio, e bisogna andare lontani da questo maledetto. Sicuramente lo farò rimuovere dal dermatologo, questo e questo sopra. Polvere. Allora, prendiamo un bel riferimento. Ok, speriamo bene, tiro un po' più su. Perfetto. E io con le basette le adoro, adoro portarle lunghe, mi piace portarle anche corte, mi piace rimetterle in ordine, ma poi non sono preciso. O comunque lo sono finché sono corte, poi quando cominciano ad allungarsi è un disastro. Qui ho fatto una follia, ci ho provato, Chi mi conosce lo sa. Allora, primo giro andato, e che vi devo dire? Spettacolo. Andiamo col secondo giro. Allora, voglio continuare il montaggio alla mia maniera.
Botta d'acqua, rischio che smonti, ma nonostante l'apparente evanescenza del prodotto, guardate, come sempre crema, non schiuma, eh? Crema, l'importante è che la sensazione sia quella di una crema. Guardate quanto ce n'è. Ok. Giù il settaggio a 2. A 4 in contropelo no. E poi parliamo dei passaggi. Ragazzi miei, c'è sempre il campanellino che si sente in sottofondo. Con la sinistra veramente in bianchino sembra. Qualcosina qui. Facciamo sciocchezza, eh?
Perfetto. C'è un pochino di caldo qui in bagno, ma giusto un po'. Allora, veniamo a noi. Veniamo a noi. Ciao pennello, come va? Frank Shaving, pennello, nodo da 24, Manchurian. Ragazzi, io mi sto approcciando ai pennelli di tasso soltanto recentemente. Io ho una preferenza molto dichiarata, voi lo sapete, per i pennelli sintetici. Ok, da sempre, dal Bruce all'Omega Evo, recentemente il Trafalgar, lo Yaki Ferrari, per me sono pennelli eccezionali. Ho il mio preferito, i miei preferiti, ma tendenzialmente sono pennelli dalle prestazioni alte, soprattutto per quanto riguarda il montaggio del sapone, insomma, montano qualsiasi cosa, perché il ciuffo sintetico ha questa caratteristica. Ma ultimamente, da quando Walter Riva mi ha inviato il nodo Silver Tip Super HD, denso, veramente denso, corposo, che io ho sempre utilizzato con le creme e ultimamente l'ho stressato un pochino con l'Art Soap, da lì ho cominciato a curiosare un po' qua e là. E poi è arrivato il pagliaccetto, quindi Michele mi ha regalato quel nodo lì, con il suo manico a caramellina, poi è arrivato il Boti e poi adesso il Frank Shaving. Ragazzi, io con i tassi sto veramente aggiungendo, non rivalutando, perché in realtà c'è spazio per tutti, per i maiali soprattutto, il nostro pennello lo adoro, ma anche il Proraso, anche il 48, insomma tutti quelli che posseggo. Se c'è qualche pennello che non mi va di utilizzare, non lo utilizzo, ma poi va via in qualche maniera, ok? Quelli che sono nel mio armadietto sono quelli che mi piace utilizzare. Questo pennello qui, oggi, con la U chiusa, mi ha fatto scoprire una nuova frontiera ancora del ciuffo morbido, ma consistente. E quindi, se il pagliaccetto pizzica un pochino in viso e riesce a gestire un Art Soap in maniera eccelsa, se il Silver Tip è morbido e quindi è morbido a prescindere ed è una coccola, qui io posso andare sulle paste tranquillamente. Lo potrei fare anche con un Silver Tip probabilmente, abbiamo visto ultimamente che con l'Art Soap si comporta bene, ma con dinamiche particolari che sono più quelle del montaggio sul prodotto e prelievo di quello che viene fuori, non l'abrasione del prodotto e poi il montaggio in viso. Qui invece ha prelevato il prodotto e lo ha montato in viso e siamo davanti a una pasta abbastanza morbida, ma pur sempre una ex crema che è diventata pasta fondamentalmente, come terra italica. Quindi è un ciuffo che mi piace tantissimo, tantissimo. Io quando l'ho provato la prima volta per il video breve che ho pubblicato poi su tutti i miei canali social, sono rimasto molto stupito, tant'è vero che ne ho parlato anche con Marco Pisapia e con Michele AlphaTap. E ho detto, ragazzi, io un ciuffo così non pensavo che fosse così. È ottimo. Quindi sto cominciando a posizionare in maniera ben definita questi ciuffi in base alla sensazione che voglio in viso, ok? Parliamo soltanto del tasso. Adesso ho il tasso morbidissimo e quindi posso scegliere tra Silver Tip Super HD un po' più denso, un po' meno denso, perché ne ho due tipologie. Posso scegliere un tasso nero, credo sia puro, un pure badger dovrebbe essere quello, quindi abbastanza presente in viso, e posso scegliere la via di mezzo, che è questa, il Manchurian. Morbido come un Silver Tip, ma col suo carattere tipico di una setola animale. Quindi che dirvi? Vi lascio il link in descrizione
dello store di Frank Shaving. Se avete voglia di valutare un acquisto, il link è con lo sconto applicato. Qualora vi accorgeste a fine acquisto, quindi nel carrello, nel checkout, che il codice sconto per qualche ragione non è stato applicato, potete aggiungere voi il codice solito mirato di rado 10 e avrete un 10% di sconto. Acquistando attraverso quel codice sconto, con quel codice sconto, darete una piccola mano anche al canale. Ok? E poi, se qui vi do quest'altro consiglio, se Terra Italica c'è ancora lo sconto, c'è ancora il vecchio codice. Per chi ricorda quando vi ho presentato quel sapone lì, c'è ancora il vecchio codice, quindi se utilizzate sempre lo stesso, mirato di rado 10, utilizzate, mazza è caldo, quello sconto lì avrete il 10% anche sul sapone. Io vi consiglio e vi parlo di ciò che a me piace fondamentalmente. Se c'è qualcosa che non mi piace, io ve lo dico. Okay, ve lo dico e non credo che sarei qui a consigliarvi l'acquisto, ok? Vedreste il contenuto, vedreste la mia sensazione, tanto una cosa mi piace, in faccia me la vedete pari pari, perché sono un libro aperto, lo sapete, e quindi eccoci qua. Guardate che pelle che mi ha lasciato questa rasatura, guardate, al di là delle mie dermatiti classiche, ma la Mercur in seconda rasatura dentro il Progress 500, quanto ha reso bene, sembra nuova la lametta, efficace ma dolce in primo utilizzo, ancora più efficace, ha portato via tantissimo, qui sono andato in contropelo diretto, barba di 4 giorni e mezzo, ancora più efficace e ancora più delicata. Se non è un'ottima lametta questa, dentro il Progress 500, non so cos'altro dire. Concluderei la rasatura, anche se, vi dico la verità, non ci sarebbe bisogno dell'after, perché il sapone di Terra Italica non necessita un dopo barba, è nutriente già di suo, quindi la pelle è perfetta, però voi sapete che per me il rito dello splash in viso non è, come dire, non è dispensabile, devo assolutamente farlo. Floreale su floreale, lilac vegetale di Pinot. E ora abbondo, perché il profumo di fiori per me in questo periodo di caldo è fondamentale. Che bella mazzata. Io abbondo, se no qui tutti questi 300... 55 ml e quando li consumo? Molto alcolico. Molto alcolico. Troppo alcolico. Quindi ora sicuramente... ecco qua. Ecco i rossori che vengono fuori, ma scompaiono subito, ormai lo sapete. Lilac vegetale, per quanto possa avere una fragranza un po' dubbiosa, la sua evoluzione è di lilà, è floreale, quindi magari può dare un po' una sgradevole sensazione appena aperta la confezione, appena aperta la bottiglia, inizialmente in viso, però poi evolve in maniera floreale ed elegante, e anche da altri tempi, e a me oggi serve essere da altri tempi. Sto registrando questo video in procinto della partenza alla volta del Summer Jamboree, un appuntamento molto bello, per me un capitolo dell'estate indispensabile, che però a cui purtroppo sono stato costretto a rinunciare nei 2 anni scorsi. Io qui ora faccio ordine, mi preparo e vado. Cari amici, darò tempo anche alla pelle un po' di rilassarsi, ma ci siamo. Una rasatura
assolutamente soddisfacente. Forse se l'avessi messo in freezer dopo barba sarebbe stato meglio. Magari ora lo farò e poi lo rimetterò dopo prima di andare via. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per essere stati qui, aver visto il video fino alla fine. Vi do l'appuntamento alla prossima. Passate passate un buon fine settimana, chi è già in ferie, buone vacanze, chi le sta desiderando, che arrivino presto, chi le ha già fatte, buon lavoro. Grazie a tutti ragazzi, un abbraccio, ciao da Manuel e da Mirado di Rata.